diamo il via al dibattito. L'aeroporto d'Abruzzo, il nostro futuro. Confrontandomi un po' con gli organizzatori di questo incontro, abbiamo cercato di capire quali sono le criticità principali che ci vedono qui oggi. Abbiamo un aeroporto della nostra regione, l'aeroporto d'Abruzzo, che è sottoposto ad una previsione di ristrutturazione, diciamo così, su indirizzo del Ministero. Quindi una riduzione degli orari e la possibilità probabilmente di vedere questo aeroporto chiuso la notte. Un aeroporto in una regione come la nostra, molto vasta a livello di estensione, una popolazione sì modesta, ma nonostante sia, credo, la regione più autostradata, tra le più autostradate d'Italia, con delle criticità serie per raggiungere i vari centri nevralgici della nostra regione in situazioni di crisi, perché noi abbiamo comunque un paesaggio molto eterogeneo e quindi da un capoluogo all'altro possiamo impiegare anche diverse ore. Ora, sembrerebbe che i problemi principali siano dati a nuove misure di governance, quindi determinati aeroporti continueranno ad esistere e a lavorare perché portano con sé dei ragionamenti, diciamo, legati agli utili, dei ragionamenti di guadagno. Il nostro aeroporto attualmente non è in grado di affrontare queste nuove dinamiche. Quindi, con queste criticità, noi andremo a perdere anche tutti i servizi che questo piccolo centro può offrire. Dopo chiederò l'intervento di qualche operatore, di qualche protagonista del luogo per vedere quali sono tutti i possibili disagi che potremmo avere con la chiusura dell'aeroporto. Qualche giorno fa parlavamo di disagi che abbiamo avuto con la chiusura notturna della stazione, figuriamoci con la chiusura notturna dell'aeroporto. Abbiamo seduti il comandante Isidoro. Chiedo scusa, ma io mi alzo e mi siedo perché c'è Enzo del Vecchio. Era seduto Enzo del Vecchio, Marco Alessandrini in attesa di Luciano D'Alfonso e Licio Di Biase. Vorrei lanciare, diciamo così, il primo quesito a Licio Di Biase. Licio, se le dinamiche oggi come oggi sono fondate su ragioni commerciali anche per quelli che dovrebbero essere enti di servizio, di funzionalità per il benessere della regione, sembrerebbe che i principali vettori commerciali siano il turismo e i voli, diciamo così, lavorativi, professionali. Molti di questi già sono stati eliminati, poi vedremo come e perché. Tu hai fatto un percorso che è partito già qualche anno fa sulla valorizzazione del territorio, soprattutto di quello pescarese, e stai portando avanti un discorso che valorizza il patrimonio culturale e artistico del territorio. In che termini, in quanto tempo, secondo te, può essere realizzato e quanto può aiutare a far funzionare di più una struttura e quindi a mantenere inalterati quelli che adesso sono i servizi che offre anche alla collettività senza rispondere per forza di cose al logico commerciale? Bene, io ringrazio gli organizzatori di questo incontro, Pio Villico, ringrazio Francesco che si è reso disponibile per coordinare questo incontro, ringrazio Enzo del Vecchio, Marco Alessandrini e soprattutto Luciano D'Alfonso che ha capito da tempo ormai l'importanza di questo problema. Noi tempo fa in Consiglio Comunale, proprio con il Consiglio del Vecchio, abbiamo chiesto l'organizzazione di un Consiglio Comunale straordinario proprio per affrontare il drammatico problema dell'aeroporto di Pescara. Noi siamo preoccupati perché questa città, questo pezzo di territorio sta subendo una spogliazione continua
punti. Voi pensate, il porto è chiuso da 3 anni, la stazione da 2 anni chiude 4 ore la notte, l'alta velocità ormai fa 3 strade, io rischio che venga chiuso anche l'aeroporto, per non parlare poi di tante altre situazioni, tipo il combattimento delle poste trasferito ad Ancona e altre situazioni di questo genere. Quindi è un territorio che si sta impoverendo oltre misura. È chiaro che l'aeroporto, il ridimensionamento dell'aeroporto sarebbe veramente un danno gravissimo. Un danno gravissimo all'economia, non solo, cioè noi parliamo da pescaresi, ma è chiaro che una infrastruttura di questo genere, un'infrastruttura a servizio di tutta la regione. Ed è estremamente importante. Voi sapete benissimo, meglio di me, l'importanza di questa struttura. Ma voglio aggiungere un dato di cui stava parlando adesso Francesco, e che è un dato che è emerso un po' in questi ultimi tempi, in base a un lavoro che ho fatto nella provincia di Pescara. Voi pensate che nella provincia di Pescara ci sono 500 stranieri che si sono comprate le case e vengono a vivere, vengono in estate, nei fine settimana, vengono per un periodo incredibile durante l'anno, e possono venire perché c'è l'aeroporto. Ecco, così dentro l'aeroporto, questa presenza che dà ossigeno alla piccola economia dei nostri paesi. Prima parlavo con Pio Villico padre, mi tocco da Casabria dove ci sono circa 20 inglesi che si sono curati le case. Cioè, se noi chiudiamo l'aeroporto o ridimensioniamo l'aeroporto e gli inglesi non possono più arrivare dalle nostre parti, queste cose noi le perdiamo, e perdiamo questa piccola economia che si sta rimettendo in movimento in tanti paesi. Voi pensate, uno straniero che viene qua, si compra casa e caccia i soldi, aggiusta la casa, ci viene a vivere, si viene a fare i fine settimana, l'estate rimane 1 o 2 mesi, però l'aeroporto è di fondamentale importanza. Certo, l'aeroporto è importante per tutte le cose di cui ci sappiamo benissimo e su cui ci siamo sempre soffermati in questi anni, in questi decenni, altrimenti non capisco per quale motivo avrebbero dovuto fare tante battaglie per avere tutti i servizi che abbiamo avuto e spendere tutti i soldi, tutte le risorse che abbiamo speso per ottimizzare questo aeroporto. Ma adesso c'è questo piccolo elemento in più, piccolo ma significativo elemento. Io ho parlato soltanto dei 500 stranieri che hanno acquistato case nella provincia di Pescara, ma poi siamo nel Chietino, nell'Aquilano, in tutte le altre realtà. Quindi l'aeroporto è di fondamentale importanza per il nostro territorio. Ecco, dicevo prima, noi tempo fa abbiamo sollecitato un consiglio comunale. Perché? Perché la cosa che ci preoccupa, che diciamo, spero che adesso, dopo queste elezioni regionali, la cosa ci preoccupi di meno, perché io faccio veramente grande affidamento su Luciano D'Alfonso, perché so benissimo la sua determinazione ad affrontare i problemi infrastrutturali, la sua grande capacità, la sua grande motivazione, la sua determinazione, soprattutto la fitta rete di rapporti umani che in queste circostanze sono di grande importanza. Ecco perché faccio affidamento su di lui. Però noi abbiamo notato in questi anni una grande assenza della classe dirigente politica locale, una grande assenza. Guardate che avere un porto chiuso per 3 anni è una vergogna. Voi pensate che nel 1145, nel Medioevo, Ruggero II riuscì a far riattivare il porto in 3 mesi. Questa classe dirigente, questa classe politica, in 3 anni non è ancora riuscita a risolvere il problema del porto. La stazione che chiude 4 ore la notte, quando diciamo ma non si fermano i treni, beh, sapete, una stupidaggine. L'Hotel Alba, che aveva 2 camere fisse la notte per i ferrovieri che fermavano all'1:30, beh, insomma, non sono queste 2 camere, quindi è un incasso in meno di 140-150 euro al giorno. Cioè, sono sempre stupidaggini, ma è questo il conto della serva che dobbiamo fare sul nostro territorio. Per non parlare poi del personale che lavora all'interno delle infrastrutture. Voi pensate al porto, quante persone non lavorano più. Io non oso pensare che cosa potrebbe accadere in un forte ridimensionamento dell'aeroporto. Ecco, allora, ecco, io penso che in questo momento di campagna elettorale non è che bisogna fare delle promesse. Noi su queste cose ci stiamo battendo da tempo. Non è che veniamo qui oggi a dire vogliamo risolvere il problema dell'aeroporto. Abbiamo sollevato, abbiamo discusso in consiglio comunale, abbiamo agito fin dove potevamo agire, poi bisognava che altri si muovessero, gli organismi regionali e nazionali. Non c'è stata questa presenza, quindi io penso che sicuramente
con Luciano D'Alfonso, Presidente della Regione, questo problema l'affronteremo e lo risolveremo, perché vedete, io appartengo a una tradizione politica che mi ha sempre portato a guardare, a leggere i problemi del territorio. Luciano appartiene a quella stessa cultura. Ecco, noi sappiamo benissimo che cosa significa leggere i problemi del territorio, guardare ai problemi del territorio e risolvere questi problemi, perché guardate, l'economia si muove soltanto se c'è la consapevolezza di fare scelte che aiutino il territorio a crescere. L'aeroporto è di fondamentale importanza per la nostra regione, per l'economia della nostra regione. Io non parlo solo di Pescara, a Pescara magari sono molti lavoratori che chiaramente sono di Pescara, sono di quest'area, di questo territorio, quindi hanno l'esigenza di difendere il proprio posto di lavoro, ma la difesa del vostro posto di lavoro è soprattutto la difesa di un'infrastruttura indispensabile per la vita economica del nostro territorio. Ecco, io mi fermo qui, però ho voluto aggiungere alla grande riflessione che si fa normalmente intorno al valore dell'aeroporto questo piccolo dettaglio, ma significativo. Russi, belgi, inglesi, olandesi si stanno comprando le case dalle nostre parti. Bene, io ho finito, però vorrei dare la parola al Presidente. Oh, ci sta anche il mio amico. Un abbraccio. Io vi prendo proprio un minuto. Sì, faccio un breve riassunto. Abbiamo parlato delle criticità. Sì. Alle quali abbiamo incontro, nel momento in cui una struttura come l'aeroporto di Pescara, come l'aeroporto di Abruzzo, vuole essere ristrutturata, quindi ridimensionata, una manovra che si ipotizza prenda iniziativa direttamente dal Ministero, questo comporterà una serie di criticità non soltanto legate ai servizi di utilità sociale che l'aeroporto porta, ma anche ai servizi, diciamo, proprio commerciali di vantaggio per il territorio. Ora, che in previsione di un governo regionale, quali sono le potenzialità che l'amministrazione ha per poter far fronte a questa esigenza, a questa criticità evidentemente forte? Allora, io so che sto parlando ad operatori del settore e non per fare l'astuto, ma semplicemente per dire quello che penso. Io metto sul tavolo la mia tecnè decisionale e la forza che ho di combattere per far passare ciò che a noi interessa. Io da sindaco di Pescara, senza sapere né portare le carriole, né portare, che vi devo dire, le biciclette, visto che sono caduto anche dalla bicicletta, ho fatto sì che l'aeroporto di Pescara ottenesse la concessione definitiva. E voi lo sapete, perché per 30 anni questo ha girato col foglio rosa. Chi gli ha fatto avere la patente definitiva sono stato io, perché ho portato qui costrittivamente sia il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, mio amico storico, furbissimo e abilissimo, sia il direttore generale 40, Alessio 40, che conosco da una vita, e poi portai qui Annunziata, sottosegretario ai trasporti, se lo ricorda, io riconosco un po' di visi che hanno avuto anche ruoli in quegli anni. Allora, io voglio con voi, mettendoci la mia abilità decisionale, la mia testardaggine, cioè una cosa vi garantisco, nessuno mi può trattare da cittadino di Fontamara. Io ho letto Fontamara, ma nessuno mi può trattare da cittadino di Fontamara. Io quello che vi rendo certo è che questo aeroporto avrà una specializzazione. E voi mi aiuterete anche ad avere quei dettagli di carattere tematico che io farò valere nel combattimento col Ministero dei Trasporti. Io vi porterò qui, come un usignolo, il capo dipartimento competente sul cielo. Ok? Prima era Fumero, adesso non lo so chi è. Chi è adesso il capo dipartimento del cielo? Prima ancora è stato Silvio Di Virgilio, abruzzese, poi Fumero, adesso non lo so, ho perso i conti perché mi sto occupando di altro, ma il 26 di maggio io telefono, lo vado a prendere, lo porto entro il mese di giugno e ragioniamo con lui, perché guardate, quando il ministro si trova i dossier che vanno su Repubblica, i dossier sono stati fatti dai capi dipartimento e lì ci vogliono numeri di funzionalità attuali e numeri di funzionalità futura. E su questo che c'è stata la superficialità rispetto all'aeroporto di Pescara, non prefigurando nessun destino futuro alla luce anche di ciò che
di investimento può assicurare Regione Abruzzo. Io per questa parte d'Abruzzo non chiederò agli investimenti regionali né uffici pubblici né particolari generosità. Per questa parte di Abruzzo noi determineremo che il porto abbia una rifunzionalità, la stazione ferroviaria un riempimento di collegamenti e l'aeroporto e la regina, perché su questo si costruisce la dignità di questo rettangolo strategico che è Pescara Chieti. Come poi dettagliare questo me lo scriverò ascoltandovi a quattro mani dal giorno dopo l'elezione. Quello che vi rendo certo è che diventerà un bersaglio della pianificazione strategica del Ministero senza che loro possano scrivere in assenza nostra. Nella conferenza Stato-Regione mi farò dare la delega delle infrastrutture e dei trasporti. Non chiederò il turismo perché io ritengo che l'abbiamo avuto per tanti anni la delega al turismo, adesso mi interessa la delega nella conferenza Stato-Regione. Voi sapete, quella è una specie di governo del paese, cioè il governo della Repubblica che è fatto dai ministri, che sono abbastanza viandanti, vanno e vengono. Poi ci sta la conferenza Stato-Regioni, che è il luogo dove le decisioni davvero si prendono lì, alla condizione che chi va lì ci vada con la rabbia di affrontare le questioni. Sono anni che la conferenza Stato-Regioni porta risultati alle Marche, all'Umbria, all'Emilia, al Piemonte, alla Lombardia, e per quanto riguarda l'Abruzzo sappiamo soltanto le note spese delle bottigliette di Grotino. Io quello che vi rendo certo è che lì noi porteremo le ambizioni di questo aeroporto che ci daranno la possibilità di oltrepassare il tempo presente e arrivare al tempo del futuro. Io mi sono occupato anche di mettere e di fare le opere di messa in sicurezza di questo aeroporto. Addirittura hanno provato pure ad indagarmi, e non mi sono mai meravigliato, perché va bene tutto. Nella lotta politica uno testimonia come può la sua esistenza in vita. Io ho avuto su tutti i fronti accertamenti, anche sull'interessamento che ho avuto qui. Voi se andate a riprendere le delibere della saga, io sono stato uno che ha preteso il massimo del rigore nei procedimenti di affidamento dei lavori riguardanti la messa in sicurezza. E se parlate con chiunque è stato lì, ve lo dice, ma leggete le carte e lo trovate. Faremo il massimo di opere di messa in sicurezza, il massimo di opere per stabilire presidi degli uffici titolari della sicurezza aeroportuale che consentono anche la conferma di rango all'aeroporto, e poi lavoreremo per la specializzazione anche con le informazioni che ci darete voi, perché chi ci lavora rappresenta un affluente di informazioni di grande valore. Poi il resto ce lo devo mettere io con la battaglia, col combattimento. Vedete, lo specifico dell'attività amministrativa animata dalla politica è il seguente: uno deve spiegare che se c'è una struttura e funziona, produce quei risultati. Se quella struttura viene cancellata e non c'è, toglie non solo quei risultati, ma cancella la prospettiva economica di un intero territorio. Questa regione è agganciata alla vitalità dell'aeroporto, è agganciata, e mai e poi mai sarà possibile dequalificare questa infrastruttura. Io sono pronto a metterci tutti i fondi FAS che serviranno per cercare di fare in modo che questo aeroporto sia la sorella di qualche altra infrastruttura aeroportuale che ha più diritto di guidare la marcia di tutto quello che fa seguito a questa struttura aeroportuale. Quindi l'impegno che io prendo, e mettetelo bene a nota: uno, di portare nel corso del mese di giugno qui il capo del Dipartimento del Cielo del Ministero dei Trasporti, che voi sapete chi è sul piano del peso, quello che fa i dossier, che poi vanno a finire nei documenti nazionali di strategia aeroportuale. Secondo, faremo in modo che il presidente dell'ENAC si riappassioni a Pescara e all'Abruzzo. Terzo, nella battaglia della conferenza Stato-Regioni ci sarà un capitolo dedicato a questo aeroporto della Marca Adriatica, perché noi ragioniamo nei termini di tre regioni servite da questo aeroporto, specializzandoci sia per le rotte che per la funzione dedicata, mi direte voi, a quale pezzo del mondo aeroportuale e dell'economia aeroportuale. Una volta mi era stato detto dalle vostre espressioni anche sindacali che Pescara si poteva candidare a fare per esempio la manutenzione, una volta. Io non so se questo è ancora all'ordine del giorno, lo voglio sentire da voi. Io non devo essere uno specifico conoscitore di tutto, devo avere l'abilità realizzativa quando voi, specifici, viventi su questo speciale mondo, mi spiegate qual è il tema rilevante e prevalente. Dopo ci metto la mia tecnè amministrativa e decisionale. E io non sono uno che dirà mai non è di mia competenza. Mai dirò non è di mia competenza. Mai.
se voi un giorno mi sentite dire non è di mia competenza, sparatemi, non lo dirò mai, anche a costo di osare, di andare oltre la norma, perché ho chiara l'idea che significa il presidente della regione, che è il presidente non solo dell'ente regione, qua sta la differenza. Io non sono il presidente di quel palazzetto, mi sento il presidente di tutta la comunità regionale, delle imprese, delle famiglie, dell'economia, della società, delle università, di chi soffre e di chi ha ambizioni. Vi rendo certo, mi ringrazierete, perché vedrete già a settembre i primi risultati, perché settembre è il mese delle verifiche, a settembre gira la ruota per quanto riguarda le declassifiche o le riclassifiche, quello è l'appuntamento. Il problema è che non si può agire quando è Repubblica ha scritto, come se fossimo la Proloco. Cioè la Proloco di Castel di Sangro va al seguito dei fatti che accadono. Il governo di una regione si muove in anticipo, anzi, fa una tale attività di pressione che stabilisce lui, il governo, ciò che deve accadere, non che va al seguito. Su questo si gioca la differenza. Io sono un estimatore del presidente della regione Marche, per non dire di questi giganti dell'Emilia e della Toscana. È vero che hanno numeri diversi sul piano demografico, ma noi abbiamo avuto una condizione che andava utilizzata meglio. Adesso voglio stare attento alle parole. Noi abbiamo avuto, tra il terremoto dell'Aquila e l'emergenza di Bussi, noi abbiamo avuto il diritto di essere considerati in maniera straordinaria. Cioè noi, se avessimo chiesto di mettere il sughero sopra tutti i marciapiedi d'Abruzzo, ce lo dovevano dare, per via della straordinarietà di quel dramma. Sapete che ci abbiamo incassato in più rispetto alle mura del terremoto demolitivo dell'Aquila? Che ci hanno mantenuto in vita i tribunali. Va bene, ma è un 10% di quello che ci poteva toccare se fossimo stati bravi a fare quello che hanno fatto in Umbria e nelle Marche quando c'è stato il terremoto. Sul tema di quella partita demolitiva noi potevamo avere il di più di numeri che non abbiamo per essere ascoltati, e io, questo fa parte dello specifico della politica. La politica non è soltanto incontro notturno in un albergo o accusa a via di parolacce nei confronti di altri. La politica è anche la capacità di far valere ciò che vale, di dare luce a ciò che vale. Questo io ci metto, per questo mi candido. Voi ci metterete su questo specifico, consentitemi, settore di funzionalità della nostra regione, voi ci mettete anni di vita, di intere giornate di lavoro, e poi il seguito deriva dalla mia abilità rappresentativa, espressiva, dichiarativa, realizzativa. Lì a Roma ci sono dei momenti in cui alla conferenza Stato-Regione, ma anche negli incontri con la presenza del Consiglio dei Ministri, là ti chiedono: vabbè, ma qual è l'infrastruttura principale che voi volete difendere? Qual è il tema principale che vi riguarda? E là tu hai in alcuni momenti la scelta irripetibile, dove devi dire, e io su questo credo di essere uno degli ultimi che ha le idee chiare. Su questo passa la differenza. Cioè io non ho, diciamo, l'incertezza che hanno alcuni, che con l'intento di mettere tutto sullo stesso piano e portarsi tutto a casa, poi rischiano di portarsi nulla a casa. Che è quello che è accaduto in questa regione negli ultimi 10 anni. Noi abbiamo perso la partita delle strade, la partita del ferro, la partita dell'acqua, la partita dell'autostrada. Per via di questa incertezza che ha fatto sì che tutto venisse considerato allo stesso modo. Invece noi abbiamo un'algebra delle priorità. Questo tema aeroportuale è al primo posto per quanto riguarda le grandi infrastrutture, e poi lavoriamo sulla partita ferroviaria, e vi faccio vedere che succede anche sul fronte ferroviario, arrivando a far venire qui a guardare l'Abruzzo anche da Della Valle. È possibile che mai a nessuno in questa regione titolare di carte intestate è venuto in mente di dire a Della Valle vittra la vedere? Ma non perché Della Valle è meglio della holding ferroviaria. Prima viene Della Valle e poi chiamiamo la holding ferroviaria e facciamo scattare un minimo di competizione. Perché altrimenti è il cimitero dove si mangiano le sise delle monache di Guardia Grele, i boccolotti di Castelfrentano, facciamo un po' di pesci di compleanno e ci diciamo che siamo bravi della ventricina e così via. Ma la modernità e la velocità dove stanno? Il diritto allo spostamento dei trasporti. Questo è il tema che io mi assegno anche da questo incontro. Se c'è qualcuno che mi vuole dire anche in termini implacabili, lo ascolto. Siete d'accordo allora? Buona giornata. Auguri. Saluto un po' di persone. Anzi, facciamo una cosa interessante. Dove lo incontriamo?
Vi chiedo scusa della formula un po' da guaglionaccio che ho usato, ma devo navigare, però tanto mi potete giudicare mese di giugno, mese di settembre. Alcuni di voi hanno visto io quello che ho fatto qui dentro, eh? Alcuni di voi. Un abbraccio, buon pomeriggio. Grazie. Marco e Sandrini. Marco e Sandrini. L'aeroporto di Pescara ha una, diciamo, un'influenza forte anche sul centro della città, da un punto di vista di gente che pernotta, da un punto di vista che scende a acquista. Pescara, l'amministrazione comunale, il governo dell'amministrazione comunale, cosa può e quanto può valorizzare in un punto di vista questa struttura? Buonasera a tutti, naturalmente non è facile parlare dopo il nostro candidato presidente Luciano D'Alfonso, che è come sempre irrefrenabile, però questo mi dà il senso migliore della mission che ci attende. L'idea cioè che la filiera istituzionale, il fatto cioè che comune e regione abbiano la medesima targa politica, possa essere un valore anziché un disvalore, come abbiamo visto in questi 5 anni, allorché, perché deve essere chiara l'idea di responsabilità politica, allorché a fronte di questo filotto istituzionale, noi abbiamo trascorso questi 5 anni in quel luogo freddo che si chiama opposizione, sia in grado o meno di fornire risposte. Io prima di entrare nello specifico vorrei fare una, diciamo, considerazione di carattere generale che mi porta a ritenere come la infrastrutturazione della nostra comunità non possa fare a meno di avere quella roba lì che sta al di là della strada, e cioè l'aeroporto che ci lega al mondo. Però rifletto anche sul fatto che la dotazione infrastrutturale di cui è dotata questa comunità è una dotazione infrastrutturale che ha grandi potenzialità. Pescara, come è noto, è al centro della direttrice adriatica, a metà strada, insomma, tra Venezia e Bari, è al centro Pescara dell'area metropolitana vasta, ha il porto, ha una stazione ferroviaria dalle dimensioni che conosciamo e ha l'aeroporto. Non è scontato che ci sia tutto questo, perché in realtà analoghi alla nostra per dimensioni e numeri tutto ciò non esiste. So bene che questo modello è in difficoltà, è stato detto prima, ci torno molto velocemente. Il porto, dragaggio che ha richiesto un paio d'anni, dragaggio che è costato 13 milioni di euro a fronte di lavori stimati per 2 milioni. Questo mostra quanto la manutenzione straordinaria sia un onere pesantissimo per la collettività, perché moltiplica i costi. Questo mostra come sia indispensabile fare rete fra le portualità regionali perché tutto questo non avvenga, e mostra come sia indispensabile la programmazione della manutenzione. Ferrovia. La stazione di Pescara in qualche modo mi ricorda, anche per il legame con la partita dell'area di Risulta, un concetto, quella della, chiamiamola così, faida generazionale, cioè questioni che attraversano le vite dei pescaresi, delle generazioni, delle famiglie. E anche su questo naturalmente c'è da lavorare, e io sono convinto che la ripresa della nostra potenzialità ferroviaria passi attraverso non solo la tecnè decisionale, come ha appena detto Luciano D'Alfonso, ma passi anche attraverso la capacità di fare rete e di valorizzazione della marca adriatica, perché bisogna superare questa tradizione italiana, molto italiana, dei guelfi e dei ghibellini, per cui non si parla col proprio vicino, mentre invece le nostre ristrette dimensioni, diciamo, demografiche ci impongono di dialogare con i territori sottostanti. La consapevolezza peraltro che deve finire quest'Italia di Fontamara, di Capelluciano, cioè il fatto che la direttrice adriatica è tradizionalmente negletta nei trasporti ferroviari a favore della Tirrenia. Ciò, intendiamoci, non è casuale, dipende dalla storia e dalla geografia del nostro paese, perché le grandi città del centro-sud stanno sulla dorsale tirrenica del paese. Però ci sono grandi potenzialità in queste zone,
c'è la voglia di fare rete e squadra, c'è la voglia di rendere competitivi e attraenti dei territori. E proprio il concetto di territorio mi lega all'ultima, diciamo, passaggio infrastrutturale, quello che a voi sta più a cuore di tutti, cioè la possibilità di magari prendere un autobus da Corso Vittorio Emanuele, arrivare qui e partire per l'Europa e per il mondo. Mi è successo tante volte, questo mi dà come sempre l'idea di che posto fantastico dove vivere sia Pescara, perché tutto è a portata di mano. Però naturalmente è indispensabile uno, diciamo, no? Uno scatto in avanti, una tensione volta a rendere più funzionale questo nostro aeroporto, con la capacità che esso è l'aeroporto dell'intera comunità regionale, e che questo deve essere tutelato come una, diciamo, irrinunciabile linea del Piave, perché ciò ci dà passaggi, rotte, visioni che vanno al di là dei nostri stretti confini. E certo, io so delle difficoltà che incontrano i vettori, so che il fatto sostanzialmente di dialogare solo con Mr. O'Neill di Ryanair riduca la capacità di arrivo di altri vettori. Sono consapevole, anche grazie ad una serie di colloqui qui con il nostro scatenato comandante, scatenatissimo, che c'è la necessità di essere attrattivi, di averne di nuovi di vettori, di avere nuove rotte, di avere nuovi mercati. Però questo si fa rendendo la comunità abruzzese una comunità competitiva dal punto di vista territoriale, dell'attrazione e della capacità in qualche modo di mostrare il volto più bello della nostra regione verde d'Europa. Certo, mi colpisce il fatto, per esempio, che a fronte, per esempio, di questi collegamenti che abbiamo con alcune città europee, sappiamo, so benissimo, voi me lo insegnate, che Mr. O'Neill di Ryanair non è un filantropo e quindi chiede dei denari per venire negli aeroporti italiani, però per esempio mi stupisce il fatto che non siano mai stati attivati gemellaggi con le municipalità che sono collegate a Pescara, che mi sembra molto semplice, ci si può arrivare in un batter d'occhio e mostrare quanto è attraente questa comunità, perché appunto non ci sono solo gli inglesi che acquistano in provincia di Pescara, ma chiunque qui si affaccia per le proprie occasioni di vita mi sembra che ne torni con un bellissimo ricordo. E noi proprio su questo, sulla capacità attrattiva di un territorio, dobbiamo spenderci. Sono sicuro che con la guida di Luciano riusciremo nell'impresa che non è riuscita al centrodestra, che si avvia così mestamente al tramonto della propria esperienza. Sono sicuro che ci sarà bisogno di impegnarsi molto. Sono sicuro che sarà indispensabile svolgere quelle alleanze territoriali che renderanno questa comunità e questo territorio più competitivi. Vi ringrazio. Noi corriamo un rischio, prima parlando con gli insider del settore, corriamo un rischio che avremo di notte una lampadina accesa sull'aeroporto di Venezia, una lampadina accesa sull'aeroporto di Bari, e da Bari a Venezia tutto buio. Candele, tutto buio. Mi viene in mente una battuta di Vincenzo Rivieri quando, per bisogno del tempo, da Ancona si passa direttamente a Bari scordandosi Pescara. Quanto è importante invece che la lampadina di Pescara rimanga accesa? Bene, io devo dire che Francesco è bravo, perché mette me e sicuramente anche dopo Emilio nella condizione di poter dire qualche cosa, perché la stranezza della politica vuole in questi conviviali che parlano prima chi deve concludere, Luciano D'Alfonso, e poi parliamo, e poi ci resta difficile a noi contraddire ciò che è stato detto precedentemente, sarebbe un po' a noi. Però Francesco è bravo, è riuscito a cogliere le sfumature di ciò che è stato detto sia da Luciano che da Marco e ritagliare anche per me una domanda specifica che non è stata, come dire, colta o quantomeno non affrontata, non affacciata dai due che hanno parlato prima di me. È una domanda interessantissima, anzi credo che sia una delle domande che mette in evidenza di come
sia ormai maturata la crisi del sistema aeroportuale di quelli minori in Italia. Nella ristrutturazione generale che ha fatto il Ministero, in pratica il nostro aeroporto, quello di Pescara, ha ridotto la capacità da H24 a H. È stato uno degli elementi che ha portato all'iniziativa consiliare di fare un consiglio straordinario per affrontare questo particolare tema che è emerso per quanto riguarda la funzione dell'aeroporto di Pescara. Una funzione ridotta in una strategia generale, che è la solita strategia romana, in cui si fa di tutto nell'erba un fascio senza guardare alle peculiarità, alle specificità di singoli territori. Ed accade così che rimane accesa una lampadina a Venezia, una a Bari, poi tutta la costa adriatica rimane al buio, senza più la possibilità di garantire sicurezza agli eventuali vettori in quella fascia oraria che viene ridotta. Ed è un danno sostanziale, perché noi facciamo riferimento quasi sempre ai vettori commerciali o turistici che hanno orari, diciamo, al di fuori di quelle 6 ore escluse notturne, ma non facciamo poi riferimento a tutta un'altra serie di servizi, di attività che vengono svolte e che potrebbero essere svolte durante le ore. Non possiamo dimenticare che a Pescara, all'aeroporto di Pescara, lavora la Capitaneria di Porto, la Polizia e tanti altri vettori. O come per esempio capita spesso che nelle operazioni di, diciamo, di tutela del territorio sono costretti ad arrivare aeromobili da Ancona o da altri aeroporti della nostra fascia litorale. Come si risolve un problema di questo genere, che sicuramente è comune ad altre realtà, ma che certamente va vista nella specificità della nostra condizione, che è, diciamo, una via di mezzo ai due fari Venezia e Bari? Va risolta con quello che diceva prima il candidato presidente Luciano D'Alfonso, e cioè la capacità di colloquiare con Roma laddove si decidono le strategie generali, e far capire che molto probabilmente c'è bisogno di un qualcosa di più, che questo aeroporto non è un aeroporto minore uguale a tanti altri, che molto probabilmente ha bisogno di maggiori attenzioni. E questa è la via che va seguita e va tracciata. Questa è un'indicazione che noi abbiamo raccolto con voi in questo periodo straordinario di crisi, di preoccupazione per quello che è il futuro dell'aeroporto d'Abruzzo. Prima, fuori da questo locale, abbiamo interloquito con un vostro collega, adesso non so di quale settore, quello credo che si occupa della gestione della pista, delle attività sulla pista, che aveva la preoccupazione di dire: ma questo aeroporto che fine farà? La regione, il comune, quale attenzione avranno per questo aeroporto? E questa è la risposta che hanno già dato Marco e Luciano Alfonso. È la prima infrastruttura della regione Abruzzo. Una comunità, un dialogo, le relazioni che si svolgono tra le comunità avvengono con le infrastrutture. La prima non può che essere quella dell'aeroporto d'Abruzzo. Non potrà in alcun modo soffrire più di quanto soffra o ha sofferto fino adesso. Per l'aeroporto d'Abruzzo adesso c'è bisogno soltanto di guardare con ottimismo a un futuro migliore, a una ripresa di ciò che oggi non c'è. Certo, l'amarezza è anche questo incontro. C'è un aeroporto che, oltre ad avere le strutture proprie, ha anche strutture che consentono anche di svolgere attività come questa qui. C'è stata negata una sala, io sono andato a vedere sul sito internet, sono sale dedicate alla convegnistica. Questa è una convegnistica che oltretutto a pagamento avremmo pagato e avevamo già dato le indicazioni dove far pervenire la fattura. È un modo un po' strano di capire di come si vuole anche comprimere un dialogo, un confronto, un ragionamento soltanto perché c'è la politica di mezzo. La politica non è, o meglio,
non può essere soltanto quella politica sbagliata o quella politica non politica che non risolve i problemi. La politica è quella che risolve i problemi, però bisogna che il confronto ci sia sempre aperto, trasparente, e soprattutto il management dell'aeroporto si deve confrontare apertamente con queste tematiche e offrire prima di ogni altro alla politica le soluzioni possibili. Noi riteniamo che la filiera istituzionale che si andrà a realizzare dopo quella che abbiamo conosciuto, perché anche nei 5 anni passati abbiamo avuto una filiera istituzionale politica di uno stesso colore, però mi sembra di capire, e anzi mi sembra anche di vedere, che i risultati non sono stati all'altezza. Io sono sicuro che con la filiera istituzionale nuova, quella di Luciano Alfonso e quella di Marco Alessandrini, con un impegno serio e congiunto di tutti quanti noi, possiamo raggiungere quegli obiettivi che in qualche modo avevamo già in un recente passato e che ci viene poco a poco sottratto. Noi questo dobbiamo combattere per riportare l'aeroporto d'Abruzzo, l'unico aeroporto d'Abruzzo, al di là di qualche aborto che può nascere qui e là, ma l'aeroporto d'Abruzzo è uno solo, è quello della, che abbiamo qui di fronte, riportarlo agli splendori del passato, ma anche con una prospettiva futura ancora migliore di quella che è stata. Noi ci impegneremo su questo fronte per tutto quanto può fare il Comune di Pescara, ma prima ancora che si è impegnato, prima ancora di me, è stato il sindaco, e quindi credo che il mio auspicio è anche superfluo, ma sicuramente è utile per il confronto e per il rispetto che devo a voi per aver organizzato e aver voluto anche aspettare e sentire il nostro dire. Grazie e buon lavoro a tutti. Approfittiamo per salutare Marco Alessandrini, che deve cominciare con tutti, giustificato, giustificatissimo. Scusate, ma purtroppo chi si ferma è perduto. Salutiamo un applauso. Comandante Silo, da attivista, da militante del settore. Ex militante del settore, quindi profondo conoscitore, tutti gli operatori in qualche modo possono avere un'influenza su quelle che sono le compagnie aeree, una volta che si uniscono, magari che si scambiano idee, possono influenzare anche decisioni importanti. Gli operatori possono cominciare a ritenere un aeroporto, una pista più appetibile di un'altra. Cosa potremmo fare, in che modo, per rendere più appetibile l'aeroporto di Pescara agli operatori e quindi influenzare poi le scelte dei prigionieri e delle linee? Buonasera a tutti, credo che tutti mi conosciate, ma anche abbastanza bene. Domanda che ha fatto l'amico, una domanda molto specifica, ma soprattutto mirata al fatto dell'allungamento pista. Se... Sì. Dunque, come sappiamo tutti, nel dicembre del 2013 credo che la Regione abbia approvato il piano FAS, di cui destinati 8 milioni per il piano ristrutturale dell'aeroporto, di cui 4 milioni e 6 destinati alla parte dell'aerostazione, credo 3 milioni e 4 e 1 milioni e 5 all'allungamento a pista. Certo che se qualcuno mi fa la domanda, ma è meglio una pista più lunga o una pista più corta, mi sembra che la palissiano che possa rispondere da professionista, la pista più lunga sembra me. Ora dobbiamo vedere a cosa ci serve la pista più lunga. Poi stiamo parlando di un allungamento pista di 200 metri, come era stato stabilito anche da un piano credo fatto 3 anni fa, 2 anni fa. E sicuramente è una struttura più appetibile per l'arrivo di compagnie aeree, ma di quali compagnie aeree? Ma di quali voli? Quella è la cosa importante. Di voli con macchine, le macchine wide body, che sono macchine di lunga percorrenza, cioè macchine che hanno dai 200 tonnellate in su, quindi il bus 330 e basse 340, perché non so se voi ve lo ricordate sicuramente, con la Sky Service abbiamo avuto il bus 340 qui quando veniva dal Canada.
E quindi, che voglio dire con questo? Questo dipende da che cosa? Ma non sicuramente dal fatto che da Pescara possiamo effettuare voli di linea intercontinentale, sarebbe pazzesco, non avremmo il bacino di utenza all'altezza per poter fare un discorso del genere. Beh, allora che cosa ci serve questa pista? Lo dico subito così. Noi dobbiamo prepararci, perché se la regione Abruzzo farà, come credo che faccia, un piano di ristrutturazione del turismo, bene, in questo dobbiamo essere pronti, in breve tempo. Certo, non è che possiamo farlo nel giro di 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, il discorso di allungamento di pista comporta una serie di pratiche burocratiche anche intorno all'area aeroportuale. Noi stiamo parlando di allungamento di pista dalla testata 04, voi sapete di che sto parlando, magari loro un pochino meno, cioè quella testata che sta non verso il mare ma verso la montagna. Per cui c'è un discorso, diciamo, di approvazioni burocratiche da parte dei comuni, perché l'aeroporto di Pescara ha un discorso legato sia al territorio pescarese che anche a quello relativo al comune di San Giovanni Teatino, per cui ci sono degli accordi intercomunali da dover effettuare. E poi praticamente farà la gara d'appalto, perché naturalmente un servizio ha, e quindi operare questo allungamento pista. Perché i velivoli di grosso tonnellaggio non hanno problemi di atterraggio su una pista come quella di Pescara di 2400 metri, ma purtroppo hanno dei problemi legati al decollo per poter tornare a me. Facciamo un esempio. Se dovessimo collegare in modo charteristico, sapete bene di che sto parlando, Pescara con Toronto, Pescara con Pechino, perché no? Ci sono problemi del genere. Che cosa succede? Che la regione Abruzzo dovrà attivarsi nel campo del pacchetto vendita della regione Abruzzo, che vuol dire che dobbiamo attivarci affinché tutte le infrastrutture che riguardano il turismo, cioè riorganizzare il turismo, integrare le strutture turistiche fra di loro, aumentare la qualità ed essere competitivi, per far sì che la regione Abruzzo riesca a vendere il proprio pacchetto all'estero, dove? In Nord Europa, nell'est europeo, verso la Russia, perché no? Verso la Cina, verso l'America del Sud. Abbiamo tante persone che negli anni passati si sono trasferite in Argentina, in Brasile, in Canada, negli Stati Uniti, e quindi loro arriveranno con un volo diretto. Per l'atterraggio, signori, non c'è problema, lo sappiamo tutti. Il problema è il peso al decollo, che vuol dire che se imbarchiamo le 280-300 persone che dopo dovranno rientrare sugli stati competenti, purtroppo abbiamo problemi per imbarcare il carburante necessario per andare. E quindi quando la Sky Service veniva a Pescara dal Canada, aveva un problema grandissimo, che era quello che imbarcava i passeggeri, ma non riusciva a imbarcare il carburante, doveva fare scalo a Venezia. E allora si è creato anche il mercato a Venezia per spostare i passeggeri là. Quindi la domanda che tu mi hai fatto, che è una domanda interessantissima, che comunque tutti sanno, la risposta è certo che dobbiamo avere cioè un aeroporto e quindi una pista più appetibile per attirare le compagnie, non solo quelle europee ma anche quelle compagnie intercontinentali. Grazie. L'incontro si può, diciamo, dire concluso. Se ci sono interventi, domande, ai presenti, altrimenti ci salutiamo. Va bene? È stato esaustivo, sì. Grazie a voi. Grazie.